Secondo Expo della Valle Arroscia di Pieve di Teco, un successo che si ripete, e nei portici medievali arrivano i prodotti della valle, non solo i prodotti di tutto l'intero territorio circostante, a chilometro assolutamente zero, arrivano i produttori e soprattutto arriva tantissimo pubblico per seguire gli eventi, degustare le produzioni, assistere anche a interessanti convegni in questo Expo che è un'ampia organizzazione dedicata al territorio, alla riscoperta di questo territorio strettamente legato alle sue produzioni. Signor Sindaco, ancora una volta Pieve di Teco apre le porte all'Expo, un Expo molto ricco, partecipato dal pubblico fino alla prima giornata, quindi direi un successo assolutamente consolidato, seconda edizione che si proietta verso il futuro. Oggi apriamo questa seconda edizione con una cornice di pubblico che mi ha francamente stupito già dal primo giorno, visto che è comunque un venerdì lavorativo, e vedere così tanta gente già sotto i portici di Pieve che vengono per vedere quelle che sono le eccellenze della Valle Arroscia, di tutti i 12 comuni della Valle Arroscia, è già stato un successo ancora prima di iniziare, quindi è proprio un momento di felicità, devo dire, proprio. Poi la partecipazione anche del Vice Ministro all'Agricoltura Olivero in un convegno che ha visto uno scambio di idee anche su quello che deve essere il futuro della promozione di un territorio attraverso le produzioni tipiche. Oggi queste presenze istituzionali, a partire proprio dal Vice Ministro delle Politiche Agricole Andrea Olivero, ma quella del Presidente Burlando, quella di, come avete visto, di tutte le autorità civili e militari che hanno voluto dedicare un po' del loro tempo e della loro attenzione a questo territorio, ci inorgoglisce, perché vuol dire che siamo stati bravi a lavorare e a farci conoscere e a farci capire. Oggi noi lanciamo veramente una sfida, no? Una sfida, come ho detto adesso chiudendo il convegno al Ministro, ci vediamo il prossimo anno e vediamo che percorso abbiamo fatto. La sfida è quella di costruire una Valle Arroscia nuova rispetto ai canoni che hanno portato la Valle Arroscia dal dopoguerra ad oggi, perché dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo cambiare sistema. L'impiego pubblico che ha sorretto la Valle Arroscia fino ad oggi non potrà più sorreggerla in futuro, quindi qui dobbiamo costruire dei posti di lavoro in loco, dobbiamo avere l'intelligenza, la capacità di costruire dei servizi per le persone che vogliono stare qui e di dare loro una prospettiva di vita serena, quanto dal punto di vista, diciamo, economico parliamo, perché poi il resto viene da sé. Quindi la Valle Arroscia, con le sue grandi eccellenze sull'agroalimentare, sulla trasformazione, sui vini, sull'olio, sul miele, su tutto quelli che sono i prodotti agricoli e delle aziende di trasformazione, comincia oggi un percorso che vedrà, come abbiamo visto al convegno, questa sinergia fra il pubblico, le aziende gli enti superiori, no? Il governo, la regione, per costruire questa nuova economia di vallata che vede come pilastri, diciamo, dello sviluppo il turismo e l'agricoltura che si sposano per far vivere questa valle. Enrico Lupi, della Camera di Commercio, l'azienda speciale Promimpera, ancora una volta in prima linea per questo Expo della Valle Arroscia, che significa prodotti e produttori di una valle, soprattutto nicchia e qualità, possiamo dire. Ma seconda edizione, guarda, sono estremamente contento perché ho fatto un rapidissimo giro. E dall'anno scorso, anno fondativo, a questa edizione ho notato un entusiasmo raddoppiato, una raffinatezza degli espositori con i loro prodotti. Oggi è venerdì, Pieve di Teco è stracolma di visitatori, oltre che delle istituzioni di altissimo profilo. Direi che il successo è già assicurato, nonostante siamo alla partenza.
Questo indubbiamente, la presenza del pubblico è stupefacente, nel senso che si pensava di cominciare domani, di entrare nel vivo, e invece i produttori hanno già dovuto preparare degustazioni di corsa per il tanto pubblico. Vuol dire che insomma è un evento che ormai attrae. Ma sicuramente sì, devo dire che come azienda speciale abbiamo fatto promozione per tempo, perché è stata calendariata ormai quasi un anno fa. E vi è stata molta comunicazione, molto pressing, ma devo dire anche un coinvolgimento dal basso da parte dei produttori, dei sindaci che hanno lavorato insieme. Vi sono moltissimi sindaci con la fascia e rappresentano veramente i loro territori, quindi direi la sinergia, l'unione fa la forza, e questo è il grande risultato. Anche una parte dedicata al convegno, alla riflessione, perché non si può soltanto esporre e degustare, bisogna anche riflettere per andare avanti. Convegno, abbiamo due convegni stasera, convegno con il vice ministro al MIPAF, politica agricole, diversi assessori regionali, il presidente Burlando in rappresentanza della giunta, relatori di altissimo profilo, proprio per un'analisi sul territorio, le sue problematiche e le prospettive. Domani mattina un taglio più specifico sui GAL, sui progetti dell'azienda speciale con terre di riviera, sulla nuova programmazione comunitaria 2014-2020, quindi con tutto lo staff della regione. Insomma, io credo che abbiamo unito quello che è una rappresentazione del territorio con i suoi prodotti, con i suoi operatori, ad altissimi contenuti di tipo culturale, programmatico, scientifico, che servono da stimolo, perché ripeto, non è che uno possa fare una sessione, no, per insegnare a tutto il mondo, però i produttori, gli amministratori traggono stimoli da questi convegni, questa è la loro finalità, curiosità che poi approfondiranno anche con interlocuzioni personali con quelli che sono i relatori e gli attori istituzionali. Presidente Franco Amadeo, ci troviamo a Pieve di Teco per parlare di nuovo di aziende, di imprese, di un mondo che vuole vivere e imporsi sul commercio anche in situazioni, in momenti difficili, ma anche di un mondo che può contare su un territorio favorevole, costa e media riviera, come la vogliono definire adesso, questo nostro entroterra, sono direttamente collegate, una distanza che non esiste, possiamo dire. Beh, ormai è un filo conduttore unico, non c'è soluzione di continuità. Pieve di Teco è ormai parte di Imperia in tutti i sensi, e questa valle meravigliosa, la Valle Arroscia, attraverso questa Expo importante che la Camera di Commercio sponsorizza e per il secondo anno valorizza, e direi viene proprio un periodo meraviglioso, anteprima delle vele d'epoca, la settimana prima, e permette a questa valle meravigliosa di esprimere le sue potenzialità, di farle diventare note a un mondo più ampio, i prodotti agricoli meravigliosi, dall'olio ai vini, al miele, ai formaggi, a tante qualità di questo territorio che dalle altezze delle Alpi marittime fino ad arrivare all'Aranzo che confina con la vicina provincia di Savona sviluppa un'area meravigliosa del nostro entroterra che è stupenda per ogni singolo paese. Sono 12 comuni che sono qui radunati e che rappresentano le loro eccellenze. Eccellenze che, unendosi come in occasione di Expo, possono sicuramente avere un peso maggiore anche dal punto di vista della promozione. Ma infatti attraverso questa sinergia, questa unione, i comuni sono piccoli, hanno bisogno di unirsi, l'hanno capito, lo stanno capendo, stanno dando degli ottimi risultati, perché almeno fanno continuare a vivere queste comunità che hanno bisogno di vivere e di credere nel futuro. Onorevole Rivero, la presenza di un viceministro qui nel nostro entroterra è un segno di speranza per l'agricoltura, almeno lo vogliamo leggere così, un interessamento perché si possano veramente tutelare le produzioni che nascono qui anche con coraggio quasi eroico, vista l'asprezza dei territori. Io credo che è proprio in questi luoghi che si fa la grande agricoltura italiana, che sappiamo perfettamente ha bisogno di numeri importanti, ma ha bisogno anche, vorrei dire, soprattutto di una qualità diffusa nel nostro territorio che sappia valorizzare quella grande biodiversità che in questo territorio c'è più che in gran parte del nostro paese. Io credo che essere qui oggi voglia rappresentare un incoraggiamento a quanti appunto svolgono questa attività, molte volte in condizioni difficili, ma anche
il segnale che noi oggi scommettiamo sempre di più su questa agricoltura, su un modello che deve tenere insieme le comunità rurali. Siamo all'avvio di una nuova fase della programmazione anche dei sostegni europei, la regione ha costituito il suo PSR, vogliamo che tutto vada nella direzione di dare più sviluppo al territorio. Ecco, proprio dall'Europa dunque possiamo aspettarci qualcosa di concreto per il sostegno alle aziende e alle imprese agricole? Beh, certamente l'Europa deve fare la sua parte e in parte lo ha fatto anche nella nuova modalità di sostegni, molto però dobbiamo fare anche noi, dobbiamo farlo a livello nazionale, dobbiamo farlo a livello regionale, senza andare a nasconderci laddove appunto le responsabilità sono nostre. Soprattutto dobbiamo valorizzare la specificità dei nostri prodotti. Io credo che questo territorio è conosciuto nel mondo per alcune sue specificità e queste diventano traino per tutta l'economia e questo deve essere sempre di più valorizzato e sostenuto dalle istituzioni e naturalmente con una grande collaborazione con il sistema delle imprese, con le tante imprese agricole e trasformatrici che sanno fare questo mestiere. Presidente Bollando, ci ritroviamo a questa Expo della Valle Arroscia che vuole mettere un po' sul piatto, sulla bancherella, i prodotti, le produzioni, anche i produttori e le aziende. La presenza del Vice Ministro a testimonianza di una sinergia che ci deve essere però fra Regione, Governo, perché questi produttori poi abbiano in concreto anche un sostegno. Siamo solo al secondo anno, ma il successo è clamoroso. È venuto anche il Governo a testimonianza di una vicinanza di questo esecutivo ai territori anche della nostra regione. Dice il sindaco di Pieve che gli espositori sono tantissimi e che il successo è anche superiore alle aspettative, che vuol dire che si è trovata una coesione di questo territorio, la possibilità di mostrare i suoi prodotti artigianali, agricoli, una produzione di alta qualità che trova qui evidentemente un'attenzione molto significativa. Tornando ai prodotti e ai produttori di questa Valle Arroscia, lei ha già avuto modo di girare questo territorio in modo approfondito. Ecco, secondo lei che cosa si può ancora fare in queste zone? Beh, il territorio è molto ben organizzato, è coeso, poi ha trovato in Pieve anche un punto di riferimento. Ci sono un po' tutti i segni della valle. Mi spiace che un comune abbia un commissario perché non si è potuto trovare un candidato sindaco. Bisogna lavorare perché si colmi questa lacuna il prossimo anno quando si voterà in primavera. È un territorio che ha sofferto meno di altri guai del maltempo, qualche male ha avuto ma sono tutto sommato abbastanza contenuti. E si è avvalso anche bene la possibilità di acquisire beni del demanio. Ha avuto alcuni interventi viari importanti che hanno accorciato un po' la distanza dalla costa. È un territorio in cui l'attività agricola funziona molto bene, per esempio l'attività vinicola qui è molto importante. E poi appunto con questa Expo ha trovato anche un'occasione di mettersi in mostra in modo significativo, unitario e con grande successo. Assessore Morgallo, a poca distanza dalla festa dell'uva di Pornassio, la Valle Arroscia torna a proporsi. Questo Expo è alla seconda edizione e possiamo dire che sta crescendo a vista d'occhio per quello che abbiamo intorno. Ma siamo particolarmente lieti di questo perché la Valle Arroscia è una valle di tradizione. Voglio ricordare che qui a Pieve di Teco si è sempre svolta una fiera di grande importanza che collegava anche storicamente il Basso Piemonte con la Liguria. E quindi c'è uno scambio di prodotti e di profumi e di qualità. Quindi siamo particolarmente lieti di questo. Questa Expo sta crescendo, già la seconda edizione è più ricca della prima, già più partecipata e penso che la valorizzazione del territorio passi proprio attraverso queste manifestazioni tese a promuovere i prodotti, l'olio, il vino e quant'altro, proprio perché promuovendo le nostre produzioni aumentiamo anche la qualità, aumentiamo anche le quantità, aumentiamo il nostro territorio vocato all'agricoltura.
Ecco, l'assessore regionale al turismo insieme a quello all'agricoltura hanno preso parte a questo convegno perché turismo e agricoltura, turismo e territorio e prodotti ormai sono un binomio che è diventato inscindibile. Non si può prescindere soprattutto da queste zone che hanno un qualcosa da offrire, assessore. Assolutamente sì, infatti io e l'assessore all'agricoltura, poi siamo anche due persone che stanno insieme come amicizia, quindi ci vogliamo bene come amici oltre che come colleghi. E andiamo in giro spesso a parlare nelle aree interne della Liguria, coniugando la parte turismo con la parte agricoltura, anche perché se si vuole far ripartire lo sviluppo economico di un'area dove è difficile lavorare, intervenire come le aree interne di questa regione, ma anche del resto d'Italia, bisogna puntare su quelle che sono le attività economiche che hanno davvero un mercato, una concretezza. Il turismo ha un mercato, una concretezza, perché è un'economia che sta crescendo, non tanto in Liguria in questo periodo di quest'anno con questa stagione estiva che non è stata un'estate, ma a livello globale e mondiale la tendenza a un'economia che cresce soprattutto su tutti i mercati internazionali, non in Italia ma nel resto del mondo, sta crescendo in maniera esponenziale ed è un'economia che ha bisogno, per poter essere competitiva sempre di più, di puntare sulle identità e sulla qualità dei territori, cioè di essere in grado di diversificarsi rispetto alle altre proposte, e il patrimonio territoriale, il patrimonio culturale, le produzioni agroalimentari sono un punto di forza e identità straordinaria ed eccezionale. In questa valle piccola e stretta, mettere insieme l'economia dell'agricoltura, i prodotti tipici, la loro identità con lo sviluppo del turismo, anche un turismo di piccoli numeri, ma non è importante i grandi numeri, sono importanti i fatturati significativi. Poi è la somma che fa il totale. Esatto, sono importanti i fatturati che fanno stare in piedi le aziende, le imprese e chi vive in questi territori. Mettere insieme queste due cose è sicuramente un elemento che consente di traguardare la sfida che tutti quanti stiamo cercando con grandissima difficoltà di affrontare, di far ripartire lo sviluppo e la produzione di ricchezza e di lavoro in questa Italia, in questa Valle Arroscia, in questa Liguria. Sergio Lanteri insieme a Ruggero sono qui a Pieve di Teco per l'Accademia dello Stoccafisso, perché possiamo dire che insomma, come nel salto dell'acciuga di Nico Orengo, quando le acciughe andavano verso il Piemonte, anche lo Stoccafisso è arrivato a Pieve, in Valle Arroscia. Beh, diciamoci così, con lo stoccafisso non c'era bisogno di fare l'assalto come l'acciuga, perché era già esistente negli anni qua anche a Pieve di Teco, ma non solamente a Pieve di Teco, ma diciamoci così che era un po' il centro, diciamo, del svistamento di questo pesce per tutto quanto il Basso Piemonte, e quindi il salto è un bel salto. Siamo orgogliosi, felici di essere stati invitati qua a rappresentare le nostre ricette, e domani e dopodomani sarà appunto una giornata degli assaggi della nostra ricetta o meno. E avremo al più presto anche un incontro a livello nazionale con tutte quante le accademie, e doveva essere al 9 di settembre a Ancona, è stato rinviato al 30 di settembre per un fattore, diciamoci così, di salute di qualcheduno, e niente, questo qua è per noi è un orgoglio, e quindi pensiamo di andare avanti così. Ecco, tra l'altro ricette che si sposano con il nostro olio extravergine, quindi insomma giochiamo sempre in casa. Beh, sicuramente, anzi domani facciamo il baccalà mantecato, che è un'occasione per chi prende il coppino dell'assaggio di poi andare negli stand a farsi versare un goccio di olio buono, e quindi è una motivazione in più per usare l'olio anche a crudo. Poi domenica la burrida, che è un classico di San Giovanni, e quindi lo stoccafisso che passava da Pieve l'abbiamo preso tutto noi. Luigi Minai, il segretario generale dell'ANCI della Liguria, l'associazione dei comuni, e ci siamo incontrati qui a Pieve proprio per tenere a battesimo l'Expo. Oggi ci rivediamo in un Expo che possiamo dire veramente decollato dal punto di vista della partecipazione di pubblico, di espositori e di comuni. E questo nonostante le grandi difficoltà economiche del momento, quindi vanno veramente ringraziati non solo gli organizzatori ma soprattutto gli espositori, coloro che hanno accettato di mettersi in gioco anche quest'anno, pur senza grandi aiuti, perché non abbiamo neppure avuto la possibilità delle risorse finanziarie per l'organizzazione che c'erano l'anno scorso, ma era fondamentale mantenerlo in vita, soprattutto perché è seconda edizione, quindi un'edizione più difficile rispetto alla prima, e soprattutto in previsione in vista di Expo 2015, che sarà la grande vetrina mondiale universale a cui noi dovremo saper portare le nostre eccellenze,
e le nostre eccellenze le possiamo portare facendo rete, facendo sistema tra i comuni della Liguria e grazie alla collaborazione di tutti gli organismi, la regione, le camere di commercio ovviamente in primis, ma diciamo anche tutto il mondo associativo e organizzativo. Io sono convinto che l'anno prossimo faremo una gran bella figura a Milano e che sapremo da Milano portare sul territorio ligure flussi turistici importanti. Consigliere Marco Scaiola, allora questa Pieve di Teco si veste a festa, secondo anno, buone prospettive mi sembra. Ma è una grande festa che raccoglie tutta la Valle Arroscia. Rispetto all'anno scorso mi sembra anche di vedere più gente il primo giorno e questo credo che sia un segnale positivo. Mi auguro che domani, dopodomani, vengano tanti visitatori perché merita. Merita per il territorio, merita per i tanti produttori che lavorano con grande fatica e che vengono qui a esporre i loro prodotti per farli conoscere ed apprezzare, perché la qualità del nostro territorio è sicuramente invidiabile. Quindi una bella manifestazione che auspichiamo possa crescere e avere sempre più successo. La presenza di Confcommercio non è casuale, qui a Pieve di Teco c'è un evento che si chiama Giro Gusto in Valle perché avete voluto coinvolgere non solo i produttori ma mettere i prodotti tipici nel piatto attraverso i tanti ristoratori, le tante realtà anche agrituristiche che ci sono in questa valle. Certamente, quasi tutti i ristoranti dei comuni del comprensorio hanno partecipato e partecipano a questa manifestazione, che è una riproposizione già di quella dello scorso anno, quindi speriamo che abbia di nuovo un buon successo. Quest'anno in più è proprio la valorizzazione ancora di più del prodotto locale con la scheda del prodotto e del produttore. E in più abbiamo realizzato un'applicazione per poter fare le prenotazioni in diretta ormai con i dispositivi elettronici e quindi dare una mano ulteriore ai ristoratori, un'agevolazione anche ai turisti e a chi vorrà visitare l'Expo della Valle Arroscia. Insomma, una volta tanto la tecnologia serve per aiutare a cercare la qualità. Sicuramente sì, il tempo ci sta aiutando, quindi speriamo venite numerosi perché la mostra è davvero interessante, i prodotti tipici sono tutti una vetrina veramente molto molto prelibata e di gusto, e curata con molta attenzione. Sindaco di Imperia Carlo Cappacci in trasferta a Pieve di Teco, perché questo nostro territorio è vicino, questa è una fortuna, costa entroterra, anzi media riviera, sono a due passi. Sì, il territorio di Pieve di Teco e la Valle Arroscia fanno secondo me parte del sistema turismo che stiamo cercando di far decollare sul nostro territorio, che deve essere visto quindi come un unico territorio che offre grandi opportunità, chiaramente diverse a seconda delle locazioni, però deve nascere questo sistema turistico. Qui ci sono delle peculiarità, c'è buon cibo, itinerari turistici sia per chi ama le passeggiate sia per i bikers, e quindi sono qui per passarmi un pomeriggio e vedere qua cosa offre la Valle Arroscia, cosa che peraltro conosco molto bene per i miei trascorsi giovanili. Vice sindaco di Pieve di Teco, Angelo Casella, ha seguito direttamente una produzione dedicata proprio alle tipicità. Avete raccolto delle ricette di questa Valle Arroscia anche perché siano tangibili, oltre che da degustare in occasioni come quelle dell'Expo. Una delle iniziative che credo rimarrà di questo Expo è proprio questa, 12 piatti per 12 comuni, un giro gastronomico come lo abbiamo definito sul libretto dalle stelle marine alle stelle alpine, quindi percorrendo la Valle Arroscia attraverso le tipicità più antiche e tradizionali dei suoi paesi. Ecco, una raccolta che in questo libretto che è a disposizione del pubblico, che serve a aiutare anche a capire un territorio oltre che gustarlo. Chiaramente ogni ricetta è strettamente collegata al territorio proprio per la sua composizione in fatto di ingredienti e di preparazione. Quindi, per portare un esempio, gli amici di Pornassio hanno presentato la torta di cavoli. Effettivamente il cavolo, ortaggio umile, immancabile negli orti freddi di Pornassio, non ha bisogno di molta acqua se non nelle prime fasi di vita. Non patisce il freddo, anzi dal freddo riceve vigore, carnosità, gusto. Quindi è chiaro che una torta di cavoli senza uova, perché d'inverno l'uovo tradizionalmente non si reperiva, è una fotografia di un territorio e anche della sua storia a questo punto.
e chiaramente anche della sua storia. Abbiamo anche realizzato un filmato gironzolando per tutti i paesi, andando a trovare le persone appassionate, depositarie dei segreti della ricetta e degli aneddoti sulla ricetta, gli usi che si faceva di questo piatto legato alla ricorrenza o legato alla quotidianità della povera gente. Yeah.